Bene, iniziamo la seduta pomeridiana con il professor Ugo Bardi dell'Università di Firenze, il quale ci parlerà di diverse cose. In origine era un chimico, no? Sei un chimico. Ah sì, no, io faccio solo un'introduzione ad personam, ad argomentum. Nel senso che stamane abbiamo fatto prima un'introduzione in termini di filosofia della conoscenza, poi abbiamo indagato una parte delle scienze dure, soprattutto il mondo chimico-biologico, che poi è trapassato a considerazioni, accennato perlomeno anche a considerazioni di tipo ecologico con valenza politica. Oggi pomeriggio invece rimaniamo più stretti sul problema delle materie prime, delle risorse, di come impattano il modello di sviluppo e soprattutto come il modello di sviluppo impatta con l'ambiente ecologico, e quindi prendiamo, diciamo, un altro segmento del campo della conoscenza. Sì, dunque ben ritrovati. Il primo ospite di questo pomeriggio è un altro chimico, il professor Ugo Bardi. Il professor Ugo Bardi è dal 1992 docente di chimica fisica all'Università di Firenze. Oltre alla sua attività di ricerca nel campo della chimica fisica, ha portato avanti tutto un filone, di pensiero complesso che si basa sostanzialmente sui temi del collasso ambientale e socio-economico e sul tema dell'esaurimento delle risorse e di materie prime, con particolare riguardo al picco del petrolio. È divulgatore scientifico, scrive tra l'altro sul Fatto Quotidiano, tiene un blog che è tra i primi, se non il primo blog scientifico in Italia, che si chiama Effetto Risorse, anche se aveva il nome precedente di Effetto Cassandra. Quest'oggi in particolare ci parlerà del tema del suo ultimo, anzi dei suoi ultimi due libri, perché uno è in uscita, e il tema, dato che già stamattina ci siamo ricollegati al tema appunto di come la complessità faccia riunire il pensiero umanistico e quello scientifico, il tema va sotto il nome di Legge di Seneca. Tra l'altro, come dicevamo prima, se di tutto il pensiero scientifico che viene prodotto ha maggiori probabilità di imprimersi nel discorso generale, quello che ha una rappresentazione anche proprio dal punto di vista grafica, come diceva l'economista Samuelson, che sia il più possibile semplice e accattivante, allora la legge di Seneca che il professore ci enuncerà ha ottime credenziali per candidarsi a questo ruolo. Quindi, prima di lasciare la parola al professore, ricordo che dopo il suo intervento il dottor Fagan riprenderà il filo del discorso di questa mattina con attenzione maggiore ai temi sociopolitici. E ora lascio la parola al professor Bardi. Buongiorno a tutti, mi sentite? No, ora comincio a funzionare, ha bisogno di un attimo di... Questo forse meglio? Guarda un po' se funziona, è messo suono. Allora, comunque non ve ne preoccupate, tutto funziona bene, tutto è tranquillo, siamo rilassati e... Siete venuti qui per qualche ragione che non mi è chiara personalmente a sentire una presentazione che parla di disastri, distruzione, catastrofe, collasso, dirupi e tutte queste cose. Allora, prima di tutto concentratevi un attimo e cercate di domandarvi cosa fate qui. Poi in realtà vi confesso che esiste un segreto su questa cosa, è il segreto del catastrofismo, che però non vi posso rivelare. L'ho rivelato in linea eccezionale a Federica che è seduta qui, che però lei non ve lo può dire perché altrimenti saremo costretti a eliminarvela. Quindi parleremo soltanto di teorie, non lo dirai a nessuno, vero? Ti ho spiegato veramente qual è il segreto del catastrofismo, ma non si può dire. Però rimaniamo sul ragionamento che bene o male le catastrofi esistono.
e basta accendere la televisione per rendersene conto, per cui questo libro che mi sono messo a scrivere e che è bene abbastanza avanzato, in realtà non è un libro catastrofista, francamente, è un libro dove io cerco di raccontare un pochino, per quanto mi è dato di capire, per quanto mi è dato di lavorarci sopra con dei modelli un po' matematici, un po' fisici, un po' del meglio che io posso fare, non tanto neanche come evitare i collassi, perché i collassi fanno parte del meccanismo di funzionamento delle cose, ma quanto come evitarli alle volte, schivarli se possibile, sfruttarli se ci riuscite. Il vero catastrofista sfrutta anche il collasso, e c'è un capitolo sulle strategie belliche che mi sono un po' me le sono inventate, un po' me le sono sentite con delle persone che ne sanno più di me, e un po' ispirato dal pensatore cinese Sun Tzu, che dice la cosa, il miglior modo per vincere la guerra è di far collassare il nemico da solo, senza bisogno neanche di fare una battaglia, cosa che i nostri militari non hanno capito perfettamente, ma comunque è una cosa del genere. Allora, collasso esiste, se ne parla, non un libro catastrofista. Catastrofista sarebbe uno che gli piace, come il masochista, secondo Dario Fo, no? Sapete la definizione, il masochista è uno che gli piacciono le cose che gli fanno schifo, e si applica anche ai collassi, non è che ci piacciono i collassi, però ne parliamo. Allora, il tutto nasce da un signore che si chiamava Seneca, all'epoca, primo secolo dopo Cristo, che, ora vi faccio anche un po' di lezioni di latino, visto siete subito dopo pranzo, vi immaginavate di venire a lezione di latino oggi? Sapete tradurre? Federica, traduci, dai. Eccoli, non la vedete? Ci arrivate? Si vede un po' male, credo, giusto? E quello di Seneca non è un latino facilissimo, devo dire, francamente, anzi, io non sono certamente un latinista, però piano piano si trova la traduzione, ovviamente, non è che uno si legge Seneca in latino, non so voi il livello di masochismo a cui arrivate, ma io non arrivo certo a quello, però comunque per curiosità, quello che diceva questo signore, che viveva in un'epoca molto moderna, con tantissime cose, con tanti problemi politici, con l'epoca di Nerone. Di Nerone somigliava tantissimo a Donald Trump per tante cose, ma a parte che Donald Trump non ha dato fuoco a Washington per farsi la villa. E qui lui dice, Seneca, sarebbe cosa buona per la nostra debolezza, cioè l'imbecillitatis, se le cose perissero con la stessa velocità con la quale sono nate, invece si dà il caso che l'incrementa, cioè la crescita è lenta, festinantur in damnum, cioè ma la rovina è rapida. Ma visto che sei un latinista tu, siamo tutti latinisti in qualche modo, e allora questo vi racconto per pura curiosità, che questa cosa probabilmente l'abbiamo studiata tutti al liceo, a me però me l'ha ricordata Luca Mercalli. Che sapete chi è Luca Mercalli? Un giorno eravamo a chiacchierare e lui mi disse: buona idea. Dice: ma perché dal punto di vista fisico avviene questa cosa, avviene questa curva? E mi ricordo, ne discutevo con un signore russo-americano che si chiamava Dmitry Orlov, e lui mi fece la domanda: dice, ma come mai la rovina è rapida? Anche lui non è un latinista, però gli era venuto in mente questa cosa. Fece un modello matematico così, molto semplice, e mi viene fuori questa, è la curva di Seneca. La curva di Seneca che non tutti quelli con cui abbiamo contatto riescono a capire un diagramma cartesiano, infatti sui giornali non vedete mai diagrammi cartesiani, ma voi probabilmente siete in grado di capirlo. Vuol dire che qualcosa cresce, poi scende, per vostra curiosità. È un modello dinamico, non c'è un'equazione di Seneca, c'è un modello di Seneca, ma secondo i parametri che gli date, questo andamento, crescita lenta, e ti piglia alla sprovvista questo, che non è nemmeno detto che sia una cosa cattiva, è dirupo. In fondo è come innamorarsi, no? Uno dice, ma questa qui non mi interessa, questa mi sta anche antipatica, questa non so chi sia, poi a un certo punto, bang, succede nella vita, no? È successo anche a voi, sono sicuro, è un dirupo di Seneca ormonale, che alle volte agli esseri umani succede, quindi non è detto che il dirupo sia male, è una cosa che esiste.
alle volte male, in effetti il dilupo di Seneca acquisisce un aspetto effettivamente fisico, non solo ormonale, e ti prende spesso alla sprovvista, perché ti, questo è da Thelma e Louise, come sapete. Allora, vediamo se questa cosa però è un modello matematico che ha delle, si può, ci si può divertire quanto volete a trovare degli esempi pratici. Uno, per curiosità, puoi divertirti a fare quello che fanno i fisici, che dicono fittare il modello. Ma chi di voi è fisico? A parte te, che lo so che lo sei, ma chi di voi è fisico alzi la mano. Nessuno è fisico, Federica non siamo. E nessuno fitta i fittate i modelli per caso qua. Econometrica, sì, econometrica, vero, però una cosa diversa, attenzione, c'è una differenza spaventosa fra l'approccio econometrico dell'economista e l'approccio di fittaggio del fisico. Che il fisico pensa a un modello e poi vede se fitta i dati. L'econometrista, fra virgolette, guarda i dati e dai dati tira fuori il modello. È una differenza fondamentale e molto rischiosa, tra l'altro. In tutti e due i modi si possono fare errori spaventosi. Comunque, vedete, ci si può lavorare sopra, su vari modi, con vari modelli, con varie cose, le balene, i pesci. Fra le altre cose trovate su quel tavolino il mio primo libro su questo argomento, che si intitola La Terra Svuotata, che sono modelli un po' precedenti a questo. A quell'epoca non avevo ancora inventato questa cosa stramba, ma il prossimo libro che scriveremo dovrebbe apparire a fine anno, si intitolerà, tanto per cambiare, indovinate un po', Il mare svuotato. Che è un libro in cui si studia la pesca. Io non so come se non riesco a fare certe cose. Ho preso una mia collaboratrice e gli ho detto proviamo a lavorare sulla pesca. Lei sono qualche anno che ci lavora, adesso è un'esperta mondiale di pesca. Ed è comunque precaria, e questo non lo eviti, una esperta mondiale precaria di pesca, quindi ci si può divertire, ma molte cose che hanno questi effetti. Vedete, la cosa tipica di queste curve è che cominciano a cambiare dipendenza quando meno ve l'aspettate. Tipo, per esempio, questo secondo me è molto interessante, che curiosamente non se ne è accorto nessuno, ma eccetto un mio amico che si chiama Steve Rocco, che è americano, che a un certo punto nel 2015 è successo un cambiamento epocale spaventoso, gigantesco, mostruoso, tipo l'asteroide, no? Immaginate per un attimo di essere dinosauri. Federica, per favore, immagina di essere un dinosauro, ci stai pensando profondamente. A un certo punto siete dinosauri, vi arriva addosso un asteroide. È strano questo, no? Se ci pensate. Questa curva è un esponenziale quasi perfetto nell'arco di 80 anni. 80 anni e più di crescita esponenziale. È raro trovare una curva nel mondo reale che cresca esponenzialmente per 80 anni. Filippo, hai qualche altro esempio? Il petrolio lo fa più o meno, però un po' meno. Il petrolio comincia la sua crescita esponenziale negli anni 30. Il cemento va insieme col petrolio, perché non si fa cemento senza petrolio, senza carbone e cose del genere. Ma qualcosa succede, non è ancora la curva di Seneca che vedete lì, perché è lì che appeso sul bordo, no? Sembra di guardare sotto che sto per cadere ma non cado ancora. Però qualcosa è successo. Allora, e questo è il punto fondamentale di tutta questa faccenda, che ha a che vedere col perché alcuni di noi sono catastrofisti, alcuni no. Che quando si parla di queste cose a livello politico, se ne parli prima del 2015, non esiste il collasso, perché la curva è cresciuta per 80 anni, sempre crescendo. Quindi perché ci dovrebbe essere un collasso? Perché ci dovrebbe, appunto. Oppure se ne parli oggi, dice sì, ma questa è una fluttuazione marginale, oppure se ne parleremo fra 10 anni, vedremo cosa avrà fatto questa curva, che giro avrà fatto, come pure la produzione di quello che si chiama diesel in spagnolo e in inglese, quello che noi chiamiamo gasolio, che anche questo è un piccolo problema, che ha cresciuto abbastanza costantemente negli ultimi 40-50 anni, salvo che al momento siamo in difficoltà. E avrete notato, ci sono delle piccole cose che avete notato, se andate al distributore, oggi il diesel costa quasi uguale alla benzina.
c'è una ragione, tutto a che fare con la raffineria del petrolio e tutto il resto, ma non entriamo in questo argomento. Dove vi volevo far notare una cosa che anche qui non è parte del dibattito comune, non so se la sapevate questo, l'avevate mai vista questa curva, ovviamente sui giornali ve la fanno vedere questa, no? Quando si parla del PIL, del prodotto interno lordo. Non guardatemi con quegli occhi spaventati da cerbiatto che ha visto il cerbiatto sull'autostrada, no? La conoscevate questa curva? Non l'avete mai vista? Quali giornali leggete? Qualunque giornale, non cambia niente. Ma c'è qualche problema qui, non so se... anche qui non c'è ancora una curva di Seneca e negli ultimi 4 o 5 anni, notate, c'è stata una lieve ripresa, però... se guardate l'andamento globale del prodotto interno lordo italiano, ha avuto questo andamento qui che evidentemente indica una tendenza, non è una fluttuazione, perché qualcosa succede verso il 2008 quando c'è la grande crisi finanziaria, ma da quel punto in poi non ci riprendiamo più. Ora, l'ultima cosa che è venuta fuori sul giornale è l'ultimo trimestre del 2018, crescita zero, leggermente negativa. E in effetti, se la curva sta andando verso il basso, un paio di occhiali da sole, si potrebbero spegnere questi fari verdi. Non lo so, lo vedete questa. Vabbè, proviamo, facciamo il possibile, non vi sto a far vedere tante cose, ma evidentemente erano tutti terrorizzati dal fatto che l'ultimo trimestre del 2018 è stata crescita zero oppure leggermente negativa, il che ha interrotto questa fase che sembrava anche questa robusta di questi 5, 6, 7 anni di crescita, molto debole ma c'è stata, che però è parte di un'oscillazione che via. E perché questa cosa? Che succede? Oppure la confrontate con i dati del resto dell'Europa, vedete, noi siamo un pochino peggio di altre nazioni europee, ma non tanto peggio, più o meno siamo di fronte a una tendenza qui evidentissima di arresto del sistema. Il sistema più avanti di un certo livello non può andare, persino la Germania, persino la potentissima Germania, persino Angela Merkel, che può fare tutto quello che vuole e quando lei apre bocca succede un terremoto in Italia, la Germania non cresce più dal 2008. Beh, cresce, ma insomma va su e giù, ma non cambia molto. Allora, anche qui non è una cosa che si può dibattere a livello politico normalmente, perché questi grafici non sono visibili nel dibattito, si vede solo, se è già tantissimo se si discute degli ultimi 3 mesi, ma anche di un anno, dice, ma come? 2008, 0,9% di crescita del PIL. Ma non è il fatto che nel 2008 sia 0,9 o 1 o 0,2 o che sia, ma la tendenza e certi piccoli fenomeni francamente un tantino preoccupanti, come questo calo del fatturato industriale, che sembrerebbe presagire un crollo di tutto il sistema. Di chi è la colpa? Non lo so, sapete voi, chi è la colpa secondo voi? Non ho la minima idea. Comunque, invece però un piccolo problema, vedete. Te la descrivo perché, vedete, quello è Napoleone con la faccia di Renzi, Napoleone con la faccia di Trump, Napoleone è quello vero al centro, Napoleone con la faccia di George Bush e Napoleone con la faccia di Emmanuel Macron. Vabbè, ragione, sì, ma sai quanti ce n'era, che potevo mettere Salvini, potevo mettere Di Maio, potevo mettere... Ma il problema è, come mai i politici non riescono, non dico neanche, a parte non lo vedono nemmeno, cioè non ho fatto statistiche su questo punto, ma secondo voi, ditemelo voi, conoscete qualche politico di un certo livello che sappia di questo andamento? È invisibile, trasparente, user transparent, non lo vedete. E
questo si vede dalle varie cose che disperatamente cercano di arrampare, a raffagnare, a rigirare, di inventarsi disperatamente qualcosa, terre gratis come bonus terzo figlio, tutte le più strane invenzioni che il politico ti tira fuori. Per esempio, che ne so, metti che io sono al governo, cosa mi invento? Ci penso sopra, mi sbriciolo le tutte le, che c'è qui dentro della roba grigia e mi invento, non so, idea geniale, facciamo una legge che almeno una canzone su tre alla radio deve essere in italiano. C'è questa proposta di legge, non la sto inventando. Salvo poi accorgersi, anzi una su quattro, salvo poi accorgersi che invece ce n'è già più del 30% sono già in italiano, che peggiori le cose se era quella la tua idea. Ma comunque, cioè, se prendi a me e mi dici Ugo mi risolvi il problema, che ne so, che c'ho il tubo del gas che perde, ci posso provare, ma non essendo un idraulico sono in difficoltà, mi mandi al governo, farei ancora peggio di così. E quindi tutta la politica, sapete, il segreto della politica è tutto dare la colpa a qualcun altro. Perfetto, hai capito il segreto della politica, che è già un grosso passo avanti. Come Federica ha capito oggi il segreto del catastrofismo, almeno due persone sono state illuminate su questa cosa. C'è anche chi viene fuori con l'idea ancora più stupide. Qual è? Vai, è geniale, diamo più soldi ai ricchi così facciamo crescere l'economia. Più lavoro, cioè tantissime cose. Ovviamente il problema, come avete letto, vi ricordate, cioè com'è questa è quello che si chiama in termine tecnico una dissonanza cognitiva, perché ti manca i dati, ti manca la cognizione, ti manca completamente la minima idea di cosa stai facendo e cosa stai dicendo, ma in realtà c'è una ragione per questo. Due secondi, fate qua. Chi di voi è un economista? Ha studiato economia? Lei sì, no, lui. Questa la riconosci? Sì, allora, no, ma scherzi a parte, guarda, è impressionante, perché nel 1956 un signore che si chiamava Robert Solow tirò fuori questa equazione, proprio questa qui, presa dal suo articolo, così com'è, che cercava lui di fittare econometrista, perché lui era di formazione un econometrista e fittava in modo... proprio l'approccio dell'economista, dice, siccome l'economia cresceva in senso esponenziale, l'affitto, non è che a guardare la curva mi viene un angelo del Signore che mi dice la formula è questa, ma però mi invento una formula abbastanza semplice, che è questa, ed è la funzione di produzione, quella si chiama la funzione di produzione, che è dovuta, tre cose ci sono dentro, il lavoro, L, il capitale che si dà con K, se siamo economisti è capitale, lo scrivi con K, giusto? Das Capital, come siete marxisti dall'epoca di Carlo Marx, e questo coso A, che non si sa che sia, ma se non c'è quello la curva non fitta. Allora anche lì grande rimucinamento cervicale e cerebrale. E viene fuori, insomma, che questo coso che non si sa che cosa sia è la tecnologia, il progresso tecnologico, che anche lui varia col tempo in modo esponenziale. Si presuppone che sia quello, perché se non c'è la curva non fitta. Che sembra un po' a dire che una... perdonami se dico male di un idolo degli economisti, ma sembra un po' definire... un elefante, cos'è un elefante? Una giraffa con la proboscide che è grigia invece che gialla. Più o meno siamo su questo. Però attenzione, pensateci un attimo, 1956 non è così semplice, non mi fa dire che tutta l'economia è questa qua, no? C'è ben di più che è stato elaborato, costruito da Schumpeter e tutta questa gente qui, però quello che è passato nella testa del politico è questa formula qua. Perché il politico farà tre cose, per dire, posto che la crescita sia una cosa buona, voglio aumentare la produzione, quindi aumento il capitale, cioè investo nelle grandi opere, la TAV, l'aeroporto, oppure lavoro, cerco in qualche modo di trovare un modo di far lavorare più gente, oppure ha la tecnologia, spendo qualche soldo nella ricerca scientifica, normalmente per finta, perché in realtà non è che arrivi grandi somme, ma la saggezza media è questa, è tutto questo.
E questo è il dramma di un modello sbagliato. Se voi cercate di fittare la realtà con un modello sbagliato, tutti continuano a dire facciamo più tecnologia, facciamo più lavoro, facciamo più capitale, più grandi opere, più questo, più quello, ma non si migliora. La situazione va per conto suo e in realtà c'è un problema. Ce la faccio, lo leggete questo? Riuscite? Beh, sì, mi sembra sia leggibile. E il problema di questa vicenda si legge? Sì, ci siete arrivati. Sapete leggere in italiano, è una lingua un po' strana che si usa poco oggi, ma insomma ancora c'è qualcosa. Allora, un fantasma si aggira per l'Europa ed è il fantasma dell'economia basata sulle risorse. Tale fantasma per cui gli economisti, senza offesa, non è che non sanno cosa sono le risorse, è un punto centrale dell'economia. Il punto centrale dell'economia è che le risorse sono scarse. Perché la volontà di consumare del consumatore è sempre maggiore delle risorse disponibili. Quindi immaginate, non so, l'ossigeno che respirate è una risorsa, quindi voi volete respirare sempre di più, no, non funziona così. Ma scherzi a parte, ci sono delle risorse veramente scarse, ma non se ne tiene conto. Nel modello di Solow le risorse non ci sono, non c'è neanche l'inquinamento e tante altre cose che mancano. Allora, invece, l'economia dipende direttamente, strettamente, immediatamente, logicamente, inescapabilmente e in nessun altro modo, dipende direttamente dalle risorse. Il PIL dipende direttamente dai consumi energetici in modo lineare. Ditemi voi se avete mai visto un fitting così bello, che però nei libri di economia non c'è. Più economia, più energia buttate nel sistema, più l'economia cresce. Tutto lì, funziona così, perfetto. E una volta che ce l'avete, si fate un modellino che ovviamente Filippo spiega il modello. Beh, questa è un'equazioncina, un sistema di equazioncine differenziali in cui probabilmente, cioè non ho visto il modello, però il professore avrà tradotto i flussi di risorse, come entrano, è un bilancio, solo che invece di essere un bilancio da economista, è un bilancio ambientale, di risorse. Ed almeno uno l'ho fatto contento di tutta questa banda. Comunque lì le risorse ci sono, R vuol dire risorse, e C è il capitale, che include anche il lavoro, e ci si può divertire a farlo venire la famosa curva eccetera eccetera, tira fuori da questo modello l'effetto Seneca, non vi preoccupate dell'equazione differenziale, quanto voi ve le risolvete a casa normalmente, no? Quando tornate stasera come hobby vi risolvete qualche equazione differenziale, lui lo fa veramente la sera per rilassarsi, risolve equazioni differenziali. E comunque, scusate, questo modello qui alla base di quella cosa che si chiamava I limiti dello sviluppo, che è quel famoso studio pubblicato nel 1972 ad opera di questo gruppo di persone che erano allieve di questo grandissimo scienziato che si chiamava Jay Forrester, che inventò tutto un sistema di calcolo differenziale per mezzo di un programma, un'applicazione, un sistema di calcolo che oggi chiamiamo System Dynamics, dinamica dei sistemi. Si risolvevano anche prima le equazioni differenziale, non è che abbia inventato lui, però lui lo rese più pratico, più semplice, più possibile. E notate, questo è il sistema economico mondiale che va su e va giù, e già nel 72 avevano scoperto la curva di Seneca. Non se ne erano accorti, ma già nel 72 c'era la curva di Seneca. Vedete la curva che sale lentamente e poi scende bruscamente? Infatti gliel'ho anche chiesto agli autori, gli dico, ma ve ne eravate accorti voi di questo fatto? Lo spiegavate questo fatto? Dice, ma veramente sì, ci avevamo fatto caso, ma non sapevamo bene perché. E dice, hai ragione, dice, effettivamente quel meccanismo di Seneca che hai, non l'ho inventato io per carità, che ho evidenziato io, perché c'era già in questo modello di ormai quasi 50 anni. Che vuol dire?
che moriamo tutti sostanzialmente, sì, questo prima o poi, senza fretta, ma vuol dire che l'economia va al collasso, a meno che non si faccia qualcosa per evitarlo, a meno che non vi piaccia il collasso. Siete dei masochisti, dei catastrofisti masochisti, vi piacciono le cose che vi fanno schifo, vi piace collassare. Vi piace collassare? No. Guarda che c'è pieno di gente là fuori, una volta che si sono convinti che deve essere così, se gli dici ma forse se ne... ah no, ormai siamo tutti morti. E deve essere, sono i catastrofisti duri e puri. C'è una banda là fuori da aver paura, veramente. Non so se siete mai incontrati con quella banda perniciosa e orribile che si chiamano i NTE, Near Term Extinction. L'avete mai sentito nominare? C'è una banda là fuori, in Italia non sono ancora arrivati miracolosamente, che sono Near Term Human Extinction, l'estinzione umana a breve termine, che sono capitanati da un tizio che si chiama Guy McPherson, che sostiene che per il 2025 saremo tutti morti. Se volete toccarvi, ne ho nessuno, qualche parte, non vi preoccupate. E questo Guy McPherson, Federica, è uno che ha messo in pratica quella teoria di cui ti parlavo prima. Se lo cerchi su internet, voi non lo potete sapere, ma lei lo sa. Allora, quindi come si fa a non morire, insomma? Però se uno non fa nulla, porca miseria, qui si va al collasso. Se va al collasso, è dura, bruttina, secondo questa simulazione che è del 72, quindi va presa con molta cautela, ma le simulazioni fatte ora, ne abbiamo fatte di nuove con dei modelli più sofisticati oggi, non vi sto a dare, siamo all'inizio della curva. Si parla del 2030, del 2040, del 2050, ma il sistema economico, se non lo fermi, oscilla. E siccome oscilla, collassa. E siccome collassa, qualcuno, quando qualcosa va giù per un dirupo, qualcuno si fa male. Allora, per evitare il collasso bisogna, come avete visto, siccome l'economia dipende direttamente dall'energia, dal flusso energetico del sistema, ci vuole energia. Cosa che si può fare, ora non vi sto a raccontare tutti i calcoli che abbiamo fatto, ma la sostanza del discorso è che non stiamo producendo abbastanza energia che non sia di origine fossile. E se continua così non ce la facciamo. Questo tipo di curva, vedete, questo è un altro modello che abbiamo fatto, ma non vi preoccupate troppo dei dettagli, ma ci dice come potremmo evitare il collasso. Volete evitare il collasso, vero? Sì. Allora bisogna spendere un po' di soldi, perché se non investi in forme di energia che non sono inquinanti e che non sono esauribili, allora non lo eviti. Se non lo eviti collassi, se collassi muori, se muori stai male, no, in realtà non te ne frega più nulla, ma insomma vorresti evitarlo. E in realtà non lo stiamo facendo. I conti non solo nostri, ma di altra gente che hanno fatto diversi di questi calcoli, qualcuno è ottimista, qualcuno è più pessimista, ma è chiaro che se non aumentiamo gli investimenti nelle energie rinnovabili non andiamo in nessun posto, o in generale nella sostenibilità. Diciamo, rinnovabile è il primo passo che fornisce l'energia al sistema che il sistema può utilizzare per diventare sostenibile. Senza energia non ci abbiamo neanche sostenibilità. Allora, come si fa? Uno dei modi sono le tasse. Oh, è un problema che si risolve facilmente, giusto? Basta aumentare le tasse. Vi sembra una soluzione ovvia? Ditemi di sì. Sì, sì. Ora questo Putin, questa banda qui, non lo so. Comunque, io ora non ve lo faccio vedere. C'è anche un modello su come il sistema deve funzionare. Comunque non ve lo faccio vedere perché già vi vedo un po' stressati. Ma il concetto è questo. Chi può imporre le tasse? Non le può imporre Di Maio, non le può imporre Salvini. E di questi tre, secondo voi, chi è che può aumentare le tasse? Quello che sorride di più, direi. Vi sembra? Guarda che sorrisone che c'ha. Xi Jinping. Dice, tanto io faccio quello che mi pare, nessuno mi dice niente. Ma non ha mica tutti i torti.
Xi Jinping, guarda che lui sta facendo delle cose che io qui in Italia le ho solo non ho mai sentito parlare in Italia di queste cose. Se vai a livello internazionale in America con questi, quando si parla di queste cose che sta facendo Xi Jinping, il socialismo cinese, tutti ne sono inorriditi, perché sono inorriditi dal socialismo, che è una cosa orrida, e tutti, e dai cinesi anche, se figuriamoci, le ambizioni economiche dei cinesi, ma soprattutto il sistema di gestione dei cittadini mediante il social points, il punteggio sociale. Questo avete sentito dire? Che ognuno di voi è come i like su Facebook. Ma allora io ve lo lancio con una provocazione, ma ora questo non vi sono entrato nei dettagli, ma se voi volete un governo che abbia efficacia, il governo deve avere dei set point, deve agire come governo sostanzialmente aumentando le tasse, e non potete aumentare le tasse se siete in un regime democratico in cui al momento in cui uno aumenta le tasse c'è l'esplosione della cosa che nessuno le vuole. Ma questo aveva messo l'idea di Maio, e poi anche di quello che l'aveva fatto, perché vi potrei dire nome e cognome di chi aveva fatto la proposta della tassa sulle auto inquinanti, che era poi scritta nel contratto con gli elettori del Movimento 5 Stelle. Era una tassa sulle macchine che costava 50.000 euro, ma non è stato possibile farla perché non è possibile. E allora si pone un problema di governance, un problema politico, perché se vogliamo evitare di morire tutti, cosa che se non facciamo niente accadrà, dobbiamo in qualche modo tirare il sistema in una certa direzione. Cioè non vogliamo questo, ma vogliamo questo, senza entrare. Vogliamo la famosa transizione verso un sistema che ci fornisca energia rinnovabile, che non si esaurisce, cioè non più fossile, ma e che non produca l'inquinamento che poi ci ammazza tutti per altre ragioni, e tutto avviene entro il 2050 e magari si finisce per dare ragione a Guy McPherson, che sostiene che si muore tutti per il 2025. Comunque vada, non sarà così. Certo, magari se ha ragione lui ci rimaniamo male. Immaginate essere nel 2025, porca miseria, siamo tutti morti. Ma non vi preoccupate di questo. Ora, ricordatevi solo quest'ultima cosa, scusate un po' di confusione perché le diapositive le ho sistemate stamattina sul treno. E solo una cosa, i collassi sono parte dell'universo, quindi sotto certi aspetti un collassino ci farebbe anche bene, salvo poi dover ripartire per fare meglio. E se volete, questo è un altro dei miei blog, quello in inglese, se vi interessa potete approfondire su questo sito. E grazie per la vostra attenzione, sono stato breve, penso abbastanza breve, e più che altro mi piacerebbe soprattutto, una delle mie piccole ambizioni è cominciare un dibattito sul sistema cinese dei social points, che a mio parere in Italia non è stato neanche menzionato, non so, mai vagamente si sa che c'è, ma non se ne parla molto. Voi cosa ne dite? Esatto, perché nessuno sa cos'è questo sistema. Avete ragione, sì. Chi è che ne sa più di me dei social points? Sì. Esatto. Quella roba lì. Quella serie è stata ispirata proprio del sistema dei points cinesi, che più o meno funziona così. Comunque, a seconda di qui non credo che si legga, quindi scusate, comunque funziona così: ogni cittadino ha un suo record, come d'altra parte ce l'abbiamo anche noi, abbiamo un record più o meno tenuto al governo
in teoria il governo sa soltanto chi siamo, quando siamo nati, dove abitiamo, quanti figli abbiamo, qualcosa del genere, e se abbiamo fatto qualcosa, qualche danno, perché ognuno di noi ha un record penale, se avete ammazzato qualcuno si sa. Quanti di voi? No, penso che... Il sistema cinese è molto più dettagliato, in cui si sa cosa avete fatto di male, ma anche cosa avete fatto di bene. E più o meno qui ci sono scritti il viola, il blu, eccetera. Tecnicamente voi ogni volta che siete bravi, fate qualcosa di utile, guadagnate dei punti. Quando non siete bravi, passate col rosso, vi viene una multa per qualcosa, non pagate un debito, avete qualche ragione di essere censurati, i punti ve li tolgono. Il sistema si chiama Chinese Social Points, ha un altro nome, mi sembra si chiami così più o meno. C'è un nome sicuramente in cinese che non vi so dire, in italiano o in inglese viene definito social rating, China social rating, una cosa del genere. Quindi idealmente uno per essere un buon cittadino deve avere almeno 500 punti. Per essere un eccellente cittadino deve avere 700-800 punti, se hai 1000 punti sei veramente un grande. E il bello di questi punti è che tu hai accesso a certi servizi, a certe possibilità, solo se hai un certo punteggio. Se sei sotto 500 puoi comprare un biglietto d'aereo, non lo puoi comprare, almeno così leggo. Io so per sentito dire, io non ho esperienza diretta, ma ne parlavo con dei colleghi sia cinesi che non cinesi e questa cosa sta venendo fuori con una forza spaventosa in Cina. E io il dubbio che arriverà anche qui, secondo voi è una cosa buona o una cosa cattiva? Allora, presidente, assomiglia molto a una scena di un film di distopico. Nel senso, hanno anche una serie web che descrive una società in cui il figlio, punteggio praticamente non è sufficiente per essere mantenuto dai genitori, i genitori si vergognano, gli dicono allontanati da casa, altrimenti il nostro rating si abbassa. Quindi la scena inizia con questo ragazzo che da essere tranquillo e sereno si ritrova a cercare affitti che non trova perché gli affitti sono bassi per le persone che sono. Domanda. Questo avviene nel film distopico che è la parte negativa. Le tasse non fanno già questa funzione? Decidono cosa è bene e cosa è male per una società o per uno Stato che le impone, e quindi perché fare questo punteggio sociale positivo o negativo? Se fai delle tasse in cui i tuoi consumi sono ad esempio a chilometri zero paghi di meno, e nel senso le tasse come funzionano le tasse, le tasse non servono a raccogliere i soldi, tu corri 350, io ti tolgo la patente e ti tolgo la macchina. Quindi dico, bene se stai sotto i 130, male se stai sotto i... Quindi il fatto di questi social non lo so, nella famosa web serie distopica era pubblico, quindi era la gogna in cui tu eri quello col punteggio minore, nel caso cinese non lo so. Cosa c'è di positivo in questo nel caso cinese? E chi controlla? Infatti è una cosa che mi incuriosisce discutere, perché se ne è discusso così poco in Italia, veramente zero, io non so voi se avete mai sentito dire questa cosa, ma pensa alla efficacia, alla potenza che potrebbe avere questo sistema se usato per scopi buoni. Per esempio, se tu consumi, lo leghi ai tuoi consumi, se tu consumi tanto hai dei punti negativi, se tu risparmi hai dei punti positivi, se tu non fai certe cose che consumano molto, molto combustibili fossili, hai ancora dei punti positivi. Perché, come vi dicevo, il problema qual è? Non hai in questo momento la capacità di una governance positiva, perché il governo è venuto fuori con una proposta di legge sui consumi, sugli sprechi, perché la legge aveva solo a che fare con
con i veicoli molto grossi, le SUV, queste bestie qua, dice, le tassiamo un po' di più, ma non è stato in grado di metterla in atto. È interessante pensare se invece questo sistema a punti potrebbe dire, beh, comprati pure la SUV se vuoi, però perdi punti. Non è un caso, non è una cosa d'emergenza, perché in Cina non hanno nessuna emergenza in questo momento, è un sistema che in qualche modo si sta, ma non so se avete mai parlato a qualche cinese su questo argomento, e io ci ho parlato, ma tu che pensi di questo? Ma è meraviglioso, mi ha detto questo signore, dice, ma vedi, prima io ero un cretino come tutti, una testa nera fra le miliardi, non miliardi no, ma insomma arrivano leggermente oltre un miliardo in Cina. Era uno su un miliardo, era uguale a tutti gli altri, adesso no, ho i miei punti, sono una persona che ha un'identità che io trovo nei punti. Guarda che impressionante questa cosa, perché per noi questa visione è strana. Immaginereste ognuno di noi, ma tu quanti punti hai? Capito? E potrebbe essere un altro metodo per quel sistema di cui si era detto. Appunto, noi con Federica ci siamo scambiati dei segreti che lei non vi racconterà mai, non vi preoccupate. Posso fare, fare una domanda, se possibile? Non capisco bene come regolare il microfono. Non è questa la domanda. Volevo sapere, al di là di individuare soluzioni a breve termine per impedire il collasso, sul quale penso siamo tutti d'accordo, sia una conseguenza da evitare, non la preoccupa il fatto che comunque siamo in un sistema che ha bisogno della crescita, cioè la crescita non è una possibilità ma è una necessità, e quindi il problema necessariamente si ripresenta a un certo punto, per cui io so di alcune soluzioni magari proposte non da economisti, però progetti simili a quelli della decrescita felice, che propongono un sistema in cui la crescita non sia più necessaria ma sia semplicemente un'opportunità in qualche caso in cui lo si voglia implementare. Però voglio dire, il discorso sul passaggio alle rinnovabili mi sembra che sia utile a breve termine, però non risolve, cioè, anzi in qualche modo amplifica un problema, ti dice guarda c'è un problema causato dal capitalismo eccessivo e indovina come lo puoi risolvere, acquistando altra roba, producendo roba diversa, spostando la produzione. Mi sembra però che il sistema non cambi in questo modo, cioè rimane drogato dalla sua necessità di crescere come un piccolo cancro. Poi so che non è semplice, però lei come la vede questa situazione? Senti, con il rimbombo che facevo io credo aver capito un terzo di quello che hai detto, però mi sembra che hai detto, cioè, prova a interpretare, scusa. Forse il microfono si sente meglio, scusate, ma era un rimbombo incredibile. Ma dicevi sostanzialmente che il capitalismo, parlavi di capitalismo, giusto? Sì. Sì, ma... capisce tanto meglio senza microfono, è impressionante. Buona domanda, ma il problema è che non lo sentono dietro, non hai ragione, se a questa distanza si sente meglio senza microfono, ma onestamente non ti so rispondere, chiaramente non credo che però ci sia di per sé una correlazione diretta fra il fatto del capitalismo e il fatto della crescita. Potremmo forse avere un capitalismo senza crescita? Perché dobbiamo crescere per forza? È una cosa che se andate a cercare l'origine di questa idea non la si trova nemmeno, perché non è chiarissimo chi è che abbia detto che bisogna crescere per forza.
da che parte si, da dove arriva questo fatto? Cioè a un certo punto, come? Sì, ma una volta che è accumulato ti puoi anche fermare lì, forse, non lo so, è una mia personale idea, non... Inserisco, perché così parliamo anche un attimo dei rapporti tra economia e complessità in senso più generale. Forse avrete incontrato la frase: se qualcuno vi dice che l'economia può crescere all'infinito in un sistema finito, o è un cretino o è un economista. Questa frase è di Kenneth Boulding, che è un economista della complessità, cioè venne pronunciata alla fine degli anni 40, quindi alla nascita della teoria dei sistemi. Un altro economista, Nicolae Georgescu Røgen, è un bioeconomista, trattino, no? Di cui stamane, perché cosa ha fatto? Si è limitato a connettere il sistema economico, che viene astratto dal contesto, come ci ha detto poc'anzi il professor Bardi rispetto a tanti parametri, e l'ha inserito ovviamente dentro un sistema biologico, a natura biologica. E Nicolae Georgescu Røgen è alla base della nascita del pensiero della decrescita, Latouche e via discorrendo. Røgen viene prima. I sistemi di pensiero vanno avanti per condizioni di pensabilità, per cui certe volte certi pensatori aprono delle strade, anche se non necessariamente poi sono i teorizzatori completi del sistema di pensiero. Ora, il sistema economico ha quattro limiti più un problema. Un limite è quello dell'energia, ed è stato appena trattato. L'altro limite è quello delle materie prime, perché in teoria esiste un'infinità di energia, in teoria pure di materie, se andiamo a saccheggiare i meteoriti e poi gli altri pianeti, però insomma ci sono dei limiti tecnologici anche di costo per poter fare questo. Ad esempio i famosi metalli rari stanno ingenerando, no? Poi tutta una serie di conflitti. Un terzo limite è la teoria dei bisogni. C'è un economista americano, non particolarmente glamour, si chiama Gordon, un signore anziano a 70 anni, il quale fa questo ragionamento e dice: cari amici, è uno storico dell'economia, non è un economista, e dice: guardate che la rivoluzione scientifica, tecnica, fisica, chimica, che c'è stata ai primi del Novecento, ha aperto contemporaneamente un sacco di campi, e da questi campi sono venuti un sacco di prodotti e un sacco di servizi. Nel dopoguerra si è riconvertita parte dell'industria militare, per esempio per gli elettrodomestici, la famosa rivoluzione dei bianchi. Dopodiché l'indice di innovazione è tracollato. Il valore economico della rivoluzione tecnologico-informatica è decine di volte inferiore al valore economico complessivo dell'industria pesante e poi dei servizi. Quindi c'è anche da domandarci, visto che già negli anni 60 con l'obsolescenza programmata si è incominciata a programmare la morte dei prodotti per poter far circolazione di magazzino, che cos'altro può dar vita a un ciclo economico appunto di crescita? Poi c'è il problema dei rifiuti, che gli economisti chiamano esternalità, cioè loro prendono il loro modello analitico e mettono fuori l'energia, le materie, la teoria dei bisogni e gli scarti. E quello è tutto un altro capitolo. Abbiamo visto stamane le isole di plastica, no? Oppure i pesci che non ci stanno più dentro al mare. Poi tutto questo diventa attrito geopolitico, perché l'economia non vive nel mondo di papalla, vive dentro, innervata dentro nazioni che hanno interessi e via discorrendo. E quindi la lotta per le energie, la lotta per le materie prime, la lotta per i mercati, la divisione tra sistema produttivo e sistema banco finanziario, che sono due sistemi diversi, tutto questo genera la convinzione che non è possibile continuare a immaginarsi indicatori di crescita. Lì è stata fatta vedere la crescita italiana, ma se io faccio vedere la crescita mondiale c'è da mettersi le mani nei capelli, perché la crescita mondiale è fatta col contributo di tutti i paesi che sono partiti da zero o che stanno a 10, a 20 e devono arrivare a 100. Eppure anche quella curva sta ristagnando, e attenzione, è una media mondiale. Tenete conto che secondo, diciamo, le ultime cose che si sanno in economia, sotto una crescita del 2.1% non c'è riverbero d'occupazione.
Quindi in pratica anche una crescita da fantascienza per noi nel mondo occidentale non avrebbe comunque un riverbero dal punto di vista occupazionale. Quindi è tutto il sistema da pensare, ma non solo quello economico, quello politico, quello della dotazione delle materie prime, l'impatto ecologico, quello geopolitico e via discorrendo. Ti ringrazio. Sono rimasto un po' indietro, volevo fare un'osservazione sul sistema cinese, un punto essenziale di tutto quel sistema è la totale mancanza di libertà, cioè sempre un big brother che sa di qualcosa del genere dipende solo e unicamente dai governi. E quindi è inutile che le persone come noi parlino di queste cose belle, quando poi a decidere sono Trump e i compagni. Quindi il discorso tuo generale, quello di implementare, di portare avanti l'energia alternativa, è ricondotto proprio alla faccenda pratica e stupida per i votanti. Tutto diventa politico. Trump, che Trump è stato eletto in gran parte con i soldi delle multinazionali, che sono quelli che naturalmente vogliono ancora più petrolio, e così è probabilmente per Bolsonaro del Brasile, così è. Quindi, mi sembra che il problema delle energie rinnovabili diventi solo un problema politico per chi si vota, ma questo è un po' estremo, ma senza l'implementazione politica non ci sarà mai un'energia rinnovabile. La politica è in mano alle lobby, Donald Trump è stato detto, ci sono dei combustibili fossili, non vorrà mai che si investa nelle energie rinnovabili, e questo è un problema di governance comunque, ma anche da noi, insomma, quando è venuto fuori la proposta di legge sul tassare i veicoli molto inquinanti, che è successo? Non credo che sia stato il popolo che si è levato in armi contro il governo oppressivo, è una lobby di qualche tipo che evidentemente ha detto no, noi non vogliamo, che e più o meno non è passata. Il problema di fondo mi sembra che sia quello più o meno che dicevi, che è quello che oggi è venuto di moda chiamare governance. Un bisnonno anarchico che ti dà la rivoluzione di corruzione. Probabilmente l'unico tipo di soluzione ideale. Sì, però dopo tanti secoli ancora non abbiamo risolto il problema del governo. Perché alla fine dei conti il problema è politico. Ha detto giustamente, il problema è politico. E non lo stiamo risolvendo. Non troviamo un'idea innovativa, l'unica idea innovativa che però giustamente non è così ovvio che sia la soluzione di niente, questo Chinese Social Point System, come minimo innovativo, ecco, diciamo, all'epoca della rivoluzione francese non c'era i punti social tipo Facebook, però se fanno tutte le cose nuove non è affatto detto che funzioni bene. E la domanda che volevo dare per te,
mi terrorizza l'idea che sia un sistema di rete che mi viene da dei punti o proprio di punti, sapendo che insomma questi sistemi sanno dei punti e delle possibilità di defiance, non solo, ma tutte queste reti sono difficilmente controllabili. Io ho terrore del futuro, di semplice fatto, e non conosco chi sta governando questa rete di comunicazione, che può in qualsiasi momento farmi spegnere la luce, non farmi più andare a scuola, non farmi più lavorare, non farmi più curare. Quindi ogni estensione di questo aspetto di controllo tramite rete un po' mi spaventa. Credo che ci sia più un fatto culturale da coltivare, che è quello dell'uomo nuovo che ci vuole per un mondo diverso, ma quindi un fatto culturale che va innescato. E poi un'altra considerazione è che in natura niente è digitale, è tutto analogico, quindi c'è un processo da innescare, un processo che andrà avanti con i suoi tempi, fatto che appunto la natura è analogica, quindi si sviluppa non da 0 a 1 e 1 a 0, ma in una maniera diversa, quindi tanta pazienza, tanti semini da buttare in giro, cercare di creare la coscienza collettiva che ci sarebbe per me. Io veramente vedo che è un percorso che quasi porta via le sorte, se uno guarda in prospettiva. Non so quella curva che tendenza possa avere, ma se è troppo facile, probabilmente avrebbe un cambiamento di quella curva. Sì, posto che credo anch'io che il problema sia di risoluzione più politico-culturale che tecnica, però volevo porre un problema tecnico. Cioè il problema è che probabilmente noi di energia rinnovabile ne abbiamo già moltissima, molta più di quanta ce ne occorra. Allora, vedo che il grafico che ha fatto vedere sulla conversione, presuppongo, sia in termini di energia, di quantità di energia, di stock. Però il problema non è lo stock di energia, è il flusso, la potenza. Quindi, questa è potenza. Potenza. E però anche qui c'è qualcosa che non mi torna, perché appunto il problema è che i carburanti fossili sono i migliori in assoluto, insuperabili sotto questo aspetto, perché sono estremamente concentrati. Le energie rinnovabili no. Io vedo un problema per esempio a trasportare una pala eolica alimentandola a energie rinnovabili, cioè c'è un problema di potenza, e qui si potrebbe fare il discorso del ritorno in investimento sull'energia, cioè come possiamo sostenere un sistema che si basa su, per esempio, sul trasporto pesante che richiede potenze elevate, quando con lo stato attuale della tecnologia noi di potenza rinnovabile sufficiente non ne abbiamo? Si vede, Filippo, che sei un fisico teorico. Le cose sono molto più semplici, come hai detto tu, abbiamo tutta la potenza che vogliamo, non c'è problema. La possiamo concentrare ai livelli che vogliamo. Curiosamente, certe volte la gente si perde, mi permetti, in un bicchiere d'acqua. Mi scriveva un collega dall'America, dice, ma se noi abbiamo bisogno di alte temperature, rinnovabili come facciamo? Ti fa crollare alcune parti del corpo, diciamo una scelta, ecco, diciamo altro, ma quando vuoi alta temperatura in un laboratorio non fai con dei comusse come la facevi 100 anni fa, la fai con una pistola a plasma che fa energia elettrica, piena da rinnovabili. Se hai energia elettrica puoi fare assolutamente quello che ti pare. Assolutamente sì. E poi anche quello di diesel. No, fai quello che vuoi, assolutamente quello che vuoi. Adesso hai delle... Non è che puoi prendere un camion e mandarlo da Pechino a Londra senza ricaricare. Però poi ci sono tantissimi modi per farlo.
hai delle batterie a questo punto sufficienti per farti fare 1000 chilometri con un camion, che ti bastano per tantissimi scopi. Se poi dici non voglio le batterie sul camion per utilizzare la capacità di trasporto del camion, uso il cosiddetto filocarro, che non ha nessun problema, perché tanto l'autostrada in una certa direzione, un filo aereo, attacchi un pantografo e vai fino a Pechino, se questo dice sia il problema, che vedi con questi punti, è un problema di costo. Quanto ti costa un filo elettrico che copra tutta l'autostrada del sole? Non è un problema tecnologico. È che per questo filo elettrico ci sono un sacco di soldi. E qui che è il fallimento del capitalismo, perché nonostante che noi siamo, non abbiamo tutti questi soldi, quindi non ce la facciamo. Come può questo calcolo qui è fatto nell'ipotesi che noi dobbiamo tenere le emissioni sotto i limiti del Trattato di Parigi? Un lavoro fatto nel 2016 sulla base del Trattato di Parigi del 2015. E se tu vuoi stare dentro i limiti di Parigi, vedete il viola sono dei combustibili fossili, il viola va giù a bestia, va giù tremendamente, è un dirupo di Seneca per i combustibili fossili, ma se non hai di che sostituirli muori di fame, quando sei arrivato in fondo, stai nel Trattato di Parigi, ma a quel punto lì sei morto. E qui si presume invece che tutta la parte gialla, verde, marroncina sia la parte di energia equivalente ottenuta per energie rinnovabili, però gli investimenti si parla di un fattore 50 rispetto a quello attuale, ce la puoi ancora fare, se uno ha i governance, ha la capacità di dire c'è una guerra, c'è una governance, se si spende soldi per difendere la nazione, qui però non c'è una governance, spendere solo un euro in più per energie rinnovabili diventa la rivoluzione, viene fuori questi qua, perché la ragione per cui sono venuti fuori i cileggiati è protestare contro le tasse che il governo francese aveva messo sopra i carburanti. Il sistema ha questo grosso problema, manca di governance, non riesce a gestire il sistema si autogestisce, ma come tutti i sistemi che non hanno un sistema di controllo, come non so anche i sistemi che sto avuto, penso che non avessero, sistemi biologici tipicamente non hanno un sistema di controllo. Nei modelli più semplici, quando si parla di volpi e conigli, uno può dire le volpi controllano il numero di conigli. Sì, però non lo controllano meglio, se fanno per conto suo. A meno che il sistema non abbia un cervello, quando il cervello lo puoi modellizzare. Governo, un cervello, e non è che ci voglia poi tantissimo, ma bisogna che il cervello del government che c'è in questo modello abbia un set point, un punto di memoria, un minimo di memoria per dire che il sistema va stabilizzato su un certo livello. E se non hai questo minimo di governance, il sistema va per conto suo, in alto e in basso, con oscillazioni incontrollabili, che magari è uno dei modi l'universo funziona, ma non è piacevole perché soprattutto chi si trova a dover fare l'oscillazione del sistema. I sistemi viventi si auto-organizzano, l'omeostasi è un'auto-organizzazione del sistema, no? Il problema molte volte nei nostri discorsi sono anche delle false analogie, cioè i sistemi viventi sono una cosa, i sistemi fisici sono un'altra cosa, dipende anche dalla natura delle variabili. La logica del cervello, che poi è la logica del sistema cinese che ha illustrato, cioè di un controllo che dal piccolo al grande, Foucault lo chiamerebbe un sistema governamentale o panoptico, cioè conoscete la metafora del panopticon, erano delle guardie carcerarie che stavano al centro di un edificio circolare in cui affacciavano tutte le celle, per cui bastavano 3 guardie per controllare 150 persone. Il sistema cinese è un sistema panoptico. Al limite accettato nella cultura cinese, perché bisogna conoscere la cultura cinese, se no paragoniamo le mele con le pere. Allora, il sistema cinese è fatto da 1.400.000.000 di persone. E quindi, quando leggete l'etica confuciana, che viene dal 560 avanti Cristo, che per noi è abbastanza incomprensibile a volte, la sua rigidità, in realtà quello è un sistema di pensiero nato per ordinare un sistema che al tempo dei romani era 4 volte grande al tempo dei romani.
senso, l'impero romano erano 60 milioni di persone, i cinesi erano 200 milioni. Allora, quando sei 200 milioni, o introiettiamo tutti come le monadi leibniziane un certo programma, e quindi abbiamo tutti l'etica confuciana, quindi noi per primi ci autolimitiamo, noi per primi ci curiamo della buona o della cattiva figura, sappiate che perdere la faccia per un cinese è la cosa peggiore che può capitare. Perdere la faccia significa avere pochi punti sociali nella buona sostanza. Questa roba viene da 2500 anni ed è legata a questioni, se vogliamo, demografico-culturali. Una di quelle variabili che nell'analisi non viene mai presa, oggi parlavamo di sistemi di conoscenza complessi, e sempre, dipende sempre dal numero di variabili che mettete nel tipo di ragionamento che fate. Allora, può darsi che vada bene per i cinesi, sicuramente è un metodo, ma il metodo, come dice giustamente per Luigi Luisi, in mano a chi va, nel senso se ne può fare un utilizzo virtuoso, se tu diventi Xi Jinping risolvi il problema dell'energia rinnovabili. Con questo è un sistema individuale, non è un sistema impersonale. Il sistema delle tasse è un sistema impersonale, questo è un sistema personale. Quando ci lamentiamo del big data, per cui sanno tutto di noi e attualmente li vendono per fare marketing, per profilarci, io vengo dal marketing, non vi preoccupate, non è niente di tragico. Profilare significa che sanno più o meno chi siete, quali sono le vostre propensioni, è una forma di conoscenza del target per pianificare la spesa pubblicitaria. Però quando poi li passano all'FBI, evidentemente non sono più dati commerciali, sono dati comportamentali, sono dati sociopolitici per esercitare il controllo sociopolitico. Allora non è che gli Stati Uniti d'America non applicano il principio del punteggio pubblico, del punteggio sociale, solo che non è pubblico. Quindi insomma, come vedete, gli argomenti sono complessi, vanno sviscerati in tutte le loro variabili. Allora, a me questa diciamo così, pseudoproposta di riflettere sul modello cinese personalmente mi fa abbastanza venire i brividi, sarà che io sono figlio di una società che, pur non essendo io personalmente autodefinibile liberale, però un concetto di libertà individuale è ormai secondo me abbastanza radicato. Io la prima cosa che mi è venuta in mente è un tema di cui parleremo alla seconda blocco tematico di questa diciamo rassegna di sotto sopra, che consiste nel parlare del meccanismo della ricerca. Nella ricerca siamo tutti etichettati in base alle pubblicazioni. Quindi ognuno di noi è più bravo, meno bravo, ha più punti, meno punti. Però questa cosa non ha, cioè questa cosa ha effetti pesantemente distorsivi sull'evoluzione della ricerca e anche sulle scelte personali. È una cosa che personalmente mi dà molto fastidio, essendo io anche dentro ambienti. No? Quindi secondo me è una soluzione costosissima questo dal punto di vista individuale e sociale allo stesso tempo, perché innovazione secondo me non viene fuori da questi meccanismi. Altra cosa che vorrei puntualizzare, collegata con questo, è come si fa a fare innovazione tecnologica, diciamo così, usare le scienze, usare le energie rinnovabili al posto delle energie fossili. Qui sembra, non so se mi ho interpretato male, però sembra dal discorso che stiamo facendo che il problema sono i gilet gialli che non accettano un aumento delle tasse sulle auto diesel o piuttosto che altre cose. Allora, il punto è il discorso è associato al fatto che lo Stato non ha soldi per finanziare questo tipo di ricerca. Ora, secondo me, il modello di sviluppo economico è qualcosa di un po' più complicato, nel senso che noi abbiamo una strozzatura dal punto di vista delle risorse e abbiamo tantissime risorse inutilizzate, prima di tutto quella occupazionale. Questa è una contraddizione del sistema, perché da un lato non riusciamo a crescere perché non abbiamo più risorse fossili, dall'altro abbiamo tante altre risorse. E quella risorsa di cui veramente non dovremmo mai preoccuparci sono i finanziamenti, cioè i finanziamenti sono una risorsa artificialmente scarsa, non è una cosa naturale, non sono persone, non sono risorse naturali,
sono create da una banca centrale che le passa al governo, eccetera, eccetera, eccetera. Il governo non ha bisogno di tassare per fare investimenti. Le guerre napoleoniche, guerre mondiali, eccetera, non sono state vinte tassando le persone. Cioè non è così che il governo ha reperito risorse, le ha stampate, perché questa è l'unica risorsa, quella monetaria, che è tenuta artificialmente scarsa, ma che può essere espansa a seconda delle necessità. Ecco, quindi anche qui vorrei puntualizzare, non confondiamo l'incapacità dei governi di finanziare politiche per il progresso ecologico, la riconversione del sistema ecologico, non confondiamola con un problema di scarsità di moneta, di risorse finanziarie, perché quelle, ripeto, se la politica decide che questo è l'obiettivo, che questa è la nuova guerra, le risorse le trova, come le ha trovate anche per invadere territori altrui o per sconfiggere Napoleone, piuttosto che tutte le altre obiettivi considerati prioritari e urgenti. Eccellenti, eccellenti cose che hai detto. Per esempio, hai detto una cosa che avevo già pensato, che non ho detto qui perché troppe cose, ma giustamente lui ha notato che il sistema di gestione degli scienziati è esattamente il sistema cinese dei social points. È quello. E questo sistema, a mio parere, come mi sembra anche il tuo, ha praticamente distrutto l'innovazione della scienza. Non si può innovare per nulla, perché tu sei giudicato sulla base dei punti che hai, gli scienziati hanno tutti dei punti, e per avere dei punti devi essere conformista, perché non puoi essere innovatore. La scienza dovrebbe essere una cosa innovativa, ma ci siamo autosparati ancora in alcune parti del corpo, questo da descrivere esplicitamente, ma c'è questo grosso problema. Però attenzione, c'è un punto, perché se la scienza per definizione dovrebbe essere creativa, e per l'appunto siamo andati a sperimentare questo sistema distruggendo la creatività di un settore che doveva essere, se andava però per le banche, per esempio, secondo me poteva andare benissimo, la banca non deve essere creativa, o comunque a mio parere, e qualcosina c'è scritto, non si legge, che quel sistema ha delle correzioni anche in Cina, per cui alcune persone sono esentate da questo giro mortale, però purtroppo noi scienziati viviamo una vita miserabile, miseranda, perché se abbiamo questi punti, l'age factor, la maledizione che abbiamo inventato, è mortale questa cosa, in cui tu c'è un numerino, veramente, c'è un numerino che dipende da quanto sei stato conformista con i tuoi colleghi. Non sempre, questo è il premio Nobel, ma non ti conterebbe più. Ma questo è il fatto, dipende se vuoi, della cosiddetta meritocrazia scientifica. Non mi fate parlare di questo, perché se no, non volete vedere una persona adulta rotolarsi per terra o un altro. Ora te lo ripasso, sì, sull'ultima cosa, perché hai fatto delle osservazioni interessantissime, anche questa però sulla seconda che hai fatto mi permetto di essere un po' in disaccordo, anzi parecchio, perché non basta stampare soldi per finanziare le cose, cioè il governo stampa soldi, prende delle decisioni, però le risorse vanno da un settore dell'economia all'altro, se li togli da un certo settore, in quel settore non ci sono più. Nota quel diagramma che noi abbiamo fatto, non è in soldi, non è in currency, è in VAT, è in unità fisiche. E comunque, l'ultimo commento super veloce, quello che dicevi, che Kenneth Bolding aveva detto, uno che crede che la crescita infinita sia possibile su un pianeta finito, o un idiota, un economista, questa è una frase ben nota, però i punti cinesi possono crescere all'infinito, un po' come stampare soldi si può fare all'infinito, una certa cautela. Posso? Solo un secondo, io ovviamente sono d'accordissimo, non basta stampare soldi, ma i soldi, cioè diciamo i finanziamenti sono è uno strumento per spostare risorse settore a un altro, questo l'ha detto Schumpeter col credito, cioè questo è uno strumento per riallocare le risorse, a maggior ragione se ce ne sono di disoccupate. Sì, ma questo è il problema, cioè se tu sposti le risorse dai combustibili fossili ai rinnovabili, quelli che invece sulle risorse fossili
corsi di Cicampa non sono per niente contenti, fanno lobbying per evitarlo. Non è che tu puoi stappare soldi e dare più soldi alle rinnovabili senza togliere i combustibili fossili. In realtà si può, come no? È tipografia, è carta. No, infatti i quattro limiti sono materia, energia, teoria dei bisogni e ecologia, notoriamente. Il capitale non è, il capitale è il credito, poi tra l'altro non è capitale, per cui il credito è virtualmente infinito, non è quello che può generare inflazione, è un altro discorso. Volevo raccontare solo un breve aneddoto sulla faccenda della valutazione scientifica. Tempo fa studiavo certe cose, mi sono preso la briga di stampare l'indice che si chiamava Annale der Physik, in cui un certo Albert Einstein pubblicò nel 1906 i famosi quattro articoli dell'Annus Mirabilis e il direttore era Max Planck, e gli articoli andavano da 1 a 320 ed erano in ordine di importanza. L'articolo di Einstein primo, quello sul modo browniano, credo fosse 312esimo, cioè Planck aveva rischiato di pubblicare l'articolo di questo signore che lavorava all'ufficio brevetti di Berna, quindi non era un professore di fisica, non era neanche in Germania, tra l'altro, e che praticamente confermava, diciamo, riprendeva un pochino l'intuizione di Planck che poi portò allo sviluppo della meccanica quantistica. Allora, oggi Einstein, secondo me, non pubblicherebbe. Perlomeno quel primo articolo non verrebbe pubblicato e neanche i successivi. Tra l'altro sappiate che poi fu Planck a chiedere a Einstein di venire a insegnare a Berlino e lì Einstein divenne, tra virgolette, famoso. E dopo si scoprì che nel 1906 aveva pubblicato questi quattro articoli che terminavano con la relatività ristretta, poi la relatività generale viene dopo. È molto vero, la serendipità, cioè non sapere in anticipo che cosa devi scoprire, quella è l'innovazione. Mentre il sistema di cui si è parlato, automaticamente, se deve portare una valutazione, deve prefigurare i propri risultati. Ma se non sai cosa cazzo devi trovare, come fai a prefigurare i risultati? E quindi in effetti si vede questa curva di discesa dell'innovazione che c'è oggettivamente. L'innovazione è molto raccontata, ma molto molto inferiore, diciamo, al reale volume che si sta producendo, per esempio rispetto ai primi del Novecento. A me piacerebbe una conclusione, però abbiamo capito, se ci fosse il bravo governo del mondo, onesto e ha amore a tutti gli abitanti della Terra, farebbe, i soldi non mancano, delle innovazioni, tasserebbe la circolazione non reale, preferirebbe le zone pedonali, eccetera, eccetera. Questo vuol dire una soluzione semplice a un problema molto complesso. Abbiamo capito che la politica, come diceva il professor Luisi, è la cosa che conta, ma la politica è geopolitica. E quindi torniamo a una cosa complessa dove non c'è prevedibilità. La domanda, il motivo per cui questo incontro è stato fatto anche, se è un organismo molto complesso, veramente molto complesso, vale il corpo umano, ha un processo di regolazione della relativamente complesso, sufficientemente semplice e funzionante. Tornando al discorso di Matteo l'altro giorno, dove diceva non possiamo fare in modo che sia il governo a decidere le politiche sul territorio, sull'ecologia, perché il governo oggi è quello buono, domani va quello cattivo, e quindi decide, toglie la legge e rimetterla alla fase sarà sempre più difficile. Quindi lui poneva l'attenzione sul processo giuridico, nel suo caso, nel diritto che seguiva, questa funzione. Quindi abbiamo capito che non possiamo dipendere dal governo, non possiamo dipendere dai cinesi, non possiamo dipendere dal governo più democratico che esiste su questa terra, perché non ha influenza. Chiedo tutti quattro, esiste qualcuno che sta studiando il meccanismo, i famosi grafici che faceva vedere Pierluigi Luisi, per cui chiunque lo applichi non c'è il pericolo, no? Cioè, c'è un'alta resilienza anche se lo applica Trump dopo che ha bevuto e gli è venuto un ictus dei giorni prima. Domanda a voi, cioè, non poniamoci sul fatto che siamo morti o che l'applicazione è normale, che se c'è la crisi dell'iperinflazione del 73 il governo viene reato un giorno sì, un giorno no, e abbiamo dimezzato l'inquinamento locale, però appunto che non possiamo stare sempre con la speranza che
succeda qualcosa di catastrofico, cioè non c'è nessuno che sta studiando i processi, quali possono essere. Se volete me ne occupo. La risposta è sempre quella che ha dato Luisi, cioè la risposta è sempre politica e non c'è una tecnica. L'unica risposta alla tua domanda, che è la domanda giusta, è quella del minimo comune multiplo divisore della conoscenza equidistribuita. Nella misura in cui le persone hanno conoscenza equidistribuita, esprimeranno buoni governi che gestiranno le cose al meglio o le cose al peggio. Allora, il dramma del disallineamento di cui abbiamo parlato stamana, della complessità, la crisi adattativa, oggi siamo in una crisi adattativa, è che al di là delle technicalities che si possono trovare nei vari argomenti, così come le questioni dell'energia, così come le questioni ecologiche, così come le questioni del diritto, debbono essere alla fine tutte oggetto alla decisionalità politica, il governo o la decisionalità politica alla fine è nostra, e quindi nella misura in cui le persone non sanno cosa decidere, non esprimono un'offerta politica che interpreta determinate linee di pensiero, eccolo lì che il problema non si risolve. Quindi la vera battaglia, per questo io do sempre tanto premio ai ragazzi che stanno organizzando questa serie di incontri, perché in realtà è fare cultura, distribuire informazione, come si diceva stamane, intervenire nei sistemi scolastici, pubblicare cose, scrivere, anche quelle non ufficiali, e far circolare le idee, riportare la gente a pensare, a incontrarsi, a parlare, a discutere. Quello è l'unico sistema. Purtroppo è un sistema che impiega una durata molto più lunga della durata che abbiamo a disposizione per risolvere i problemi. Però siccome è l'unica strada, non vi posso dare alternative, quindi è così. Atene, la famosa Atene del 450 avanti Cristo, perché ha prodotto tutta quell'arte, tutto quel teatro, tutta quella storia politica, tutta quella filosofia, eccetera? Perché? Ha cambiato paradigma. Era un tipo di società nella quale si andava al mercato, solo che il mercato aveva un altro senso, c'era Socrate al mercato, quindi si andava al mercato, si discuteva, si litigava. Una volta a settimana si andava sulla Pnice, che era questa collina, questo altipiano dove occupava 8.000, 10.000 persone tutti i venerdì a discutere e votare per decidere che cosa fare, ma al di là della formalità della partecipazione popolare c'era un tessuto che discuteva, che si trasmetteva informazione. I sofisti che vi hanno insegnato a essere dei banditi perché si facevano pagare per insegnare la retorica, in realtà voi servate una causa legale, andavate in tribunale e vi dovete difendere voi, quindi l'arte retorica era fondamentale. E però l'arte retorica è anche imparare a organizzare il pensiero e anche conoscere le famose armi logiche, per cui ci sono tutta una serie di tecniche con le quali tu puoi smontare un argomento di una persona piuttosto che no, e questo aiuta molto a veicolare, a usare il dialogo come un veicolo efficiente per trasmettere idee, per costruire pensiero in senso collettivo. Certo, le persone che erano ricche avevano più tempo a disposizione, si riunivano con Platone a casa e poi scrivevano il convivio, le altre magari discutevano al mercato, però insomma era una società della conoscenza, era molto più Aristofane, che faceva le commedie satiriche, e noi oggi lo studiamo come comunque un autore di significato, no? Questi andavano tutte le settimane, stasera invece da Gustavo andavano a sentire Sofocle, Euripide, Aristofane. E non è che non si divertissero, perché non pare una società triste, no? Quella dell'antica Atene. Allora, quando si parla di democrazia non c'è solo la tecnica, noi ormai siamo talmente stuprati dalle forme del pensiero positivista che pensiamo che ci sia una tecnica per tutto. Ma se recuperiamo il concetto di relazione, quello che rivoluziona, che fa funzionare, non è solo la formalità, ma anche quello che ci viaggia dentro. Quali sono i contenuti di questa relazione? Qual è il livello del dibattito politico? Stavo discutendo fuori prima, stavo parlando dell'ISIS, io ho scritto l'articolo dell'ISIS appena l'ISIS è sorto, non quando ha cominciato ad apparire sui giornali, ma mi sono andato a studiare l'Islam.
tu non puoi fare un discorso sull'ISA se non ti sei detto ancora inconcepibile. Eppure se accendete la televisione, non è che c'è la professoressa Scarcia Moretti dell'Università della Sapienza, che è la più grande islamista italiana, ma neanche Campanini, che è il filosofo dell'Islam che insegna all'Università di Trento, è un filosofo occidentale, non è un islamista, in senso tecnico è un islamista, e non li abbiamo mai visti in televisione. Quali sono gli esperti che intermediano la conoscenza con un mondo di 1.600.000 persone? Prima parlavamo dei cinesi, ma vedete mai trattata la conoscenza di che cos'è la Cina, l'antica cultura cinese, che tipo di mondo è? Per la loro mentalità, quel tipo di sistema va benissimo, è accettato da loro, non hanno il concetto di libertà individuale, è tutta un'altra storia, tutta un'altra evoluzione. E tra l'altro conoscere le differenze ti abitua anche a giudicarle poco, certo che a noi non piace, come per loro è assolutamente disordinato e poco pratico il nostro sistema, ma sono anche condizioni diverse. Allora il giudizio va fatto a parità di condizioni, perché se cambiano le condizioni è inutile dire che a noi non ci piacciono i cinesi diranno che c'è peggio, siamo nel banale, insomma, no? Bisogna rapportare i testi ai contesti. Oggi si dice che i sistemi stanno in ambienti o contesti, no? Non possiamo prendere le idee e scorporarle dai contesti, contesto culturale, storico, geografico. E quindi ritorniamo a tutto il discorso della teoria della conoscenza, che abbiamo iniziato stamani, e poi riprendiamo così andiamo a chiudere. Io volevo parlare un attimo. Col microfono è da chiara. Sì, volevo tornare un attimo sul raffronto Cina-Francia, che ha avuto un'importanza nella discussione, perché allora in Cina abbiamo un sistema di credito che agisce in termini sociali, cioè i famosi punti, e poi abbiamo tutti gli investimenti che sappiamo sono stati cospicui, rinnovabili, che sono stati fatti a deficit o comunque di cui si è fatta carico la fiscalità generale. Quello che è successo in Francia invece è un sistema, se vogliamo, di incidenza non sociale ma monetaria, che in Occidente, se non è uno status, se non attinge comunque lo status sociale, poco ci manca. E d'altro canto abbiamo anche qui un termine di virtuosità, cioè abbiamo l'abitante dell'arrondissement centrale di Parigi, che per cui è facilissimo avere un comportamento virtuoso, perché ha tutti i mezzi pubblici, anche mediamente una cultura, un senso del rispetto dell'ambiente. E poi abbiamo chi nella Francia rurale per andare a lavoro deve farsi, come il mio babbo, 100 km al giorno, e per cui gli viene molto più difficile avere un comportamento virtuoso se non rimettendoci in termini monetari e quindi anche in parte di status. Quindi non c'è anche una questione che va di equità sociale, cioè più che di incidenza di questioni del governo, della volontà del governo, ma anche una questione di utilità, di equità sociale di cui deve farsi conto una politica in questo senso, quindi anche in termini per esempio di riduzione delle diseguaglianze. È una bella domanda, insomma, comunque fai dei ragionamenti anche lì interessanti, perché non c'è solo il sistema cinese, ma a noi basta tornare indietro di 150-200 anni. C'era lo stesso sistema qui da noi, non basato su internet, ma si chiamava onore personale. Erano dei punti che avevi, se avevi un certo onore, che tu accumulavi punti, ma non li perdevi, perché avevi un uomo d'onore, non faceva certe cose, quindi era una reputazione di persona onorevole, che ancora un po' c'è assurdo. Cioè, sì, essere detto uomo d'onore in Sicilia è un po' sospetto al giorno d'oggi, ma insomma l'idea. L'idea è quella, quindi come questo si coniughi col discorso dell'equità sociale, in realtà non lo so e non credo al momento non lo sappia nessuno, perché sono dei sistemi di gestione della società che nascono, si sviluppano, sono sostanzialmente dei fenomeni emergenti del network sociale, che hanno una loro dinamica, una loro esistenza, una loro logica e una loro evoluzione. Un'evoluzione particolare che poi nasce, non
non la controlla nessuno, è anche un campo che viene detto alle volte memetica allo sviluppo, come queste, queste idee, questi concetti si sviluppano, si combinano, evolvono sull'internet o comunque su tutti i sistemi di comunicazione, tutti i sistemi di controllo, che poi questa è la politica governance, governance e controllo, controllo è una forma di comunicazione, sono tutte forme di comunicazione, anche il denaro è una forma di comunicazione, anche se i comunisti non so se sono d'accordo, ma quando ti pago qualcosa, cioè, faccio un esempio, guarda che bello orologio, anzi tieni con te, guarda. Filippo, guarda che bello orologio che hai, me lo regali, l'ho convinto semplicemente comunicazione di parole. Filippo, ti compro quell'orologio, ti do 20 euro. Dai, anche perché in effetti ho comprato la bancarella cinese, costa 12 euro, quindi ci guadagna un po' così con i cinesi. Oppure dammi questo orologio se non ti meno. Tutte forme di comunicazione, tutte sostanzialmente equivalenti. Quindi la società si basa sulla comunicazione, però non è mai esistito su questo pianeta una società di 7 miliardi e mezzo di persone, stiamo ancora imparando a gestircela e non è detto che impareremo a gestircela in modo tale da sopravvivere tutti e 7,6 miliardi, forse 7,7, ed è una sfida che in un modo o nell'altro si risolverà nei prossimi decenni. Col collasso. Perché anche da noi c'è tutte le confezioni in plastica eccetera, un po' più lontano così, ok. Dopodiché noi paghiamo la tassa sui rifiuti, dobbiamo fare il riciclaggio dei rifiuti, cioè la raccolta differenziata dei rifiuti, e se sbagliamo paghiamo anche un'altra multa, per esempio, anche questo, no? Però la società, il modello di sviluppo ci impone quasi di dover acquistare, perché non c'è questa coscienza politica, cioè coscienza che tutti possiamo evitare di acquistare i beni confezionati in un certo modo, che si può acquistare a chilometro zero, perché non è neanche possibile farlo dappertutto. Quindi di fatto siamo con un gatto che si morde la coda, perché poi in definitiva, cioè, è il modello che va cambiato, perché se no collasserà. Io spero che collassi il prima possibile questo modello, perché ovviamente non se ne può più. Dobbiamo aiutarlo noi anche a processare. Queste cose si possono dire, sono tutte cose interessantissime. Siamo anche sui rifiuti. Noi che positivo diamo alle persone per riciclare e differenziare. Noi lo dobbiamo, ci sono solo incentivi negativi, in teoria se butti un televisore dentro il compost ti fanno una botta se ti vedono. Ma forse il sistema cinese su questo punto funzionerebbe bene, nel senso che tu puoi dare effettivamente un valore positivo a certe cose che il cittadino dovrebbe fare, ma che non sono creative effettivamente. Non è che riciclare e differenziare i rifiuti sia una cosa creativa o che abbia bisogno di creatività, lo fai perché sei un buon cittadino, ma se ti venisse in qualche modo riconosciuto ufficialmente forse lo faresti di più, perché poi certe volte ti viene la rabbia perché c'è chi non lo fa proprio, non importa niente, e quindi forse andrebbe bene avere un riconoscimento negativo, che non sono sicuro, perché questo non l'ho letto di preciso, ma sono quasi sicuro che in Cina se butti un televisore nel posto sbagliato ti prendi 100 punti come minimo, forse non lo so se va in massa, ma sicuramente se butti una banana nel binomio della carta perdi almeno 10 punti, penso, non sono sicuro. Sì, se non ci sono ulteriori questioni io lascerei la parola al dottor Fagan, che comunque ha già introdotto diversi dei temi di cui parlerà nella discussione
di adesso. Prego. Io mi sono anche intromesso su domande che avete fatto anche stamani, oggi pomeriggio sono invasivo perché ci tenevo che la giornata di oggi fosse una giornata sul pensiero complesso, che è fatto sia dei contributi della biologia che dei contributi dell'analisi che ha fatto il professor Bardi. Quindi volevo fare un attimo di pubblicità, facciamo una cosa leggera, sul pensiero complesso. Questa mappa, che ovviamente già è complicata, poi dalla vostra distanza non la potete ovviamente, la trovate su internet, se cercate su Wikipedia la voce complexity in inglese, è stata fatta dal professor Brian Castellani, che è un docente di sociologia della Durham University. Mi serve solamente per farvi vedere quanta roba ci sta, nel senso che questa mappa è divisa verticalmente in decenni, quindi se iniziate da sinistra, per voi che leggete, vedete due pallini principali, una è la teoria dei sistemi generali e l'altra è la cibernetica. Molte delle considerazioni che ha fatto il professor Bardi rientrano in parte nella cibernetica, definita scienza del controllo. Per cui tutto quello che abbiamo detto sui cinesi rientra nella cibernetica. Tant'è che se prendo il pallino cibernetica e vedo quali altri pallini affiliato, perché la logica è da sinistra verso destra, diciamo due macro ambiti, uno quello della teoria dei sistemi e l'altro della cibernetica. Allora, nella cibernetica che cosa trovo? Arrivo verso la fine. Big data. Cioè tutti i big data, tutto il mondo dei big data rientrano nella cibernetica, la computational analysis, la complessità sociale, i modelli basati sulla gente, praticamente tutta la computazionalità. Stamane Luisi a un certo punto ha fatto un elenco di uomini illustri, ha iniziato con Neumann. Neumann è uno dei più grandi matematici del Novecento, ma John von Neumann ha partecipato a queste conferenze mesi che furono i primi incontri che vennero fatti tra una serie di scienziati americani, da quale poi ripartono tante cose, tra cui anche l'avventura della cibernetica. Ne facevano parte per esempio Claude Shannon, che è quello che ha inventato la teoria dell'informazione. Tutto il digitale viene dalla teoria dell'informazione e viene da questo personaggio che sta in uno dei primi pallini, sia Shannon che Weaver. Von Neumann è quello che ha fatto il primo computer. In realtà il primo computer viene da una teoria di Alan Turing, ma il signor Neumann era molto ben introdotto presso la Marina Militare Americana. Non so se avete visto il film su Turing. Lui alla fine si capisce che ha inventato una cosa grossa, no? Però il film fa vedere, dice: guardate, i britannici ci avevano per la mano questo ben di Dio e non l'hanno portato avanti, magari perché pensavano che lui era omosessuale, quindi diffondeva i segreti nei bar malfamati dove andava a rimorchiare. No, il problema era più semplice: non avevano i soldi. I britannici, finita la seconda guerra mondiale, non avevano i soldi, anzi avevano i debiti con gli americani. Invece von Neumann, che tra l'altro è l'autore anche di un famoso libro da cui nasce, questa è un'altra chart che troverete alla voce Complex System, il pallino in alto a sinistra è Teoria dei giochi, e quindi gli economisti sanno che esiste un libro che si chiama Teoria dei giochi, scritto da von Neumann e da un economista svedese che si chiama Oscar Morgenstern. Quindi questo von Neumann, come vedete, era molto interdisciplinare, perché uno dei più grandi matematici del Novecento ha fatto il computer, adesso non vanno più, ma una volta i computer c'era una specie di scatolone che si chiamava Tower. Se andavate da un tecnico, lui ve lo apriva e vi mostrava come era fatto e vi diceva: vedi, questa è l'architettura di von Neumann. Cioè fino a pochi anni fa ancora i computer venivano costruiti secondo questo tipo di architettura. Siccome appunto aveva buoni uffici con la Marina Militare, si fece dare i soldi e costruì il primo mainframe. Mainframe erano questi armadioni con le valvole che processavano i dati, e da lì nasce
insieme alla teoria dell'informazione, tutto lo sviluppo di quella che è una teoria del controllo, perché la cibernetica viene da un matematico fisico che si chiamava Norman Wiener, che poi ha passato tutta la vita a scrivere libri di filosofia dicendo come bisognava controllare la cibernetica, perché sarebbe andata incontro ai problemi che abbiamo adesso citato. E lui venne prestato dal governo degli Stati Uniti alla Gran Bretagna, che aveva un problema, che gli piovevano in testa i V2 di Von Braun, Von Braun che poi dopo la guerra diventa la NASA. Qual era il problema? Che il tempo che il radar ci metteva a intercettare il V2 trasmetteva il segnale alla piattaforma di lancio del missile che doveva intercettare il V2, il missile partiva e non beccava il V2. Quindi Wiener, io lo dico alla tedesca, venne inviato per trovare qual era il sistema di controllo. La cibernetica alla fine è questo, è come lo scaldabagno, voi imputate 36 gradi, si accende la resistenza, l'acqua si scalda, 34, 35, quando arriva a 36 c'è un ritorno di informazione che stacca l'interruttore, il condensatore incomincia a raffreddarsi, 36, intanto il tempo che ci mette è arrivato a 37 e 38, staccato, 37, 36, 34, quando arriva troppo sotto si riaccende ed è continuamente. Questa è la scienza del controllo, per cui cibernetica viene da cibernauta, viene da kybernetes, dall'antico greco. Il sistema cibernetico era il pilota della nave. Quando siete su una barca, voi avete un obiettivo, avete una barca, avete il mare, avete un timone. Se voi girate il timone come nella macchina, vedrete che la barca non gira, ci mette un po'. Quindi voi continuerete a tirare questo timone. A un certo punto sta barca incomincia a spostarsi, solo che siccome avete insistito molto, si sposterà molto di più di dove dovete andare. Ecco, l'intero sistema che traguarda dove volete andare e la forza che imputate alla direzione, e il vostro, questo è il pilota della nave. C'è un docente di filosofia politica della Sapienza che ha scritto un famoso libro, Cambiano, prendendo una, nave, una frase di Platone, come nave in tempesta. Il governo è come comandare una nave in tempesta. Quindi i problemi cibernetici diventano immediatamente problemi di controllo e quindi diventano immediatamente, come nell'esempio cinese, un'imposizione oppure altre forme di controllo che però tengano un intero sistema in circuito per poter andare da qualche parte. Quindi la cibernetica, che inizia appunto negli anni 50, è responsabile, ahimè, di molto dello sviluppo attuale, compreso computer, internet, viene da questo. Ora vi cito alcuni nomi, abbiamo John von Neumann, abbiamo detto, Kolmogorov è un matematico, Stephen Wolfram è quello che ha tirato fuori i famosi algoritmi che autoapprendono, per cui oggi l'intelligenza artificiale è basata su algoritmi che continuamente tentano cose e poi imparano dai propri errori, e questo porta a una forma di evoluzione algoritmica estremamente complessa e un po' fuori controllo. Hans von Foster, Marvin Minsky. Marvin Minsky è quello che ha iniziato i progetti di intelligenza artificiale. Noi ci stiamo facendo delle idee su come sono fatti i cervelli, provando a replicare quello che fanno i cervelli. Attenzione, noi proviamo a replicare quello che fanno i cervelli, ma noi non sappiamo cosa sono i cervelli. Quindi per tentativi e errori, provando a far funzionare delle cose dal punto di vista che ci sembra essere simile al cervello, intanto ci facciamo anche delle idee, dei modelli su come sono i cervelli. In genere sono sbagliati, grazie a Dio, per cui le pretese dell'artificial intelligence, questa è un'opinione personale, sono un pochino esagerate rispetto poi realmente alle loro capacità. Quindi è un mondo molto ampio, così quello della teoria dei sistemi, che impatta, stamane abbiamo parlato di Maturana e Varela, moltissimo impatta la biologia. Praticamente la biologia è la scienza madre del pensiero complesso. Voi non potete approcciare, oggi si parlava di farfalle, ma potremmo, da qualunque parte la si prende, l'approccio del pensiero biologico non può che essere sistemico. E porta anche degli insegnamenti. Luisi stamane stava citando Stephen Jay Gould, forse qualcuno di voi lo conosce, avrà letto dei libri di Stephen Jay Gould, forse, un paleontologo,
che è stato diventato famoso anche perché a un certo punto, vedendo questa rivoluzione del Cambriano, cioè praticamente per 2 miliardi di anni non succede niente e poi a un certo punto succede tutto improvvisamente, no? E questo porta a un'altra metafora: i cambiamenti avvengono per rivoluzione o progressivamente? Nel Medioevo si diceva natura non feci saltus, con la meccanica quantistica invece è tutto saltus, cioè quantum viene da quanto salta nello spettro dell'idrogeno la particella, accumula energia e poi salta di orbita elettronica, quindi la quantistica è fatta tutta praticamente di salti. L'effetto Seneca è un salto al contrario, cioè un crollo, i sistemi ci mettono tanto a formarsi, rimangono un pochino in omeostasi, ma quando incominciano a disfarsi il disordine è estremamente più veloce dell'ordine. Allora questo insieme ad altro ci porta anche a 2 concetti del cambiamento, uno progressivo e l'altro saltazionista. Torniamo alle dicotomie. Le dicotomie sono un meccanismo logico duale che poi le culture interpretano diversamente. Bisogna stare attenti cosa infiliamo nelle dicotomie, perché non sempre i termini che noi mettiamo dentro un meccanismo sono effettivamente dicotomici. Potrebbero essere e invece che o. In complessità alcuni hanno cominciato a discutere il principio di non contraddizione di Aristotele, ma il principio di non contraddizione di Aristotele nasce dalla linguistica, cioè lui diceva non potete dire positivo e negativo, ma non sono concetti, sono termini. Siamo noi che usiamo il principio di non contraddizione mettendoci dentro i concetti, ma questo fa parte di una teoria a monte, non di una teoria logica. Quindi attenzione a cosa mettiamo nei meccanismi dicotomici, perché molte volte magari non esiste quella dicotomia, entrambe quelle cose sono vere. Nel caso del cambiamento, in linea generale, il cambiamento avviene perché si accumulano input, quindi in parte è vero che natura non feci saltus, così come è vero che i sistemi invece possono saltare in pochissimo tempo a una condizione di stato. Quindi si tratta di vedere tutto il processo. Quando lo vogliamo trasferire in termini di cambiamento sociale, è riformismo o rivoluzione? Beh, è chiaro che se noi lavoriamo per tanto tempo ed alimentiamo il cambiamento, alla fine forse il cambiamento avrà anche bisogno di un momento di rottura. Ma non ci illudiamo che se arriviamo immediatamente al momento di rottura facciamo un cambiamento se non l'abbiamo preparato nel tempo. E quindi si imparano cose anche da questo punto di vista. Questo era l'angolino di pubblicità della complessità. Troverete poi lì dei libri. Edgar Morin è l'unico filosofo che ha pascolato su questo argomento, che in linea generale ha 60-70 anni e che ha una prerogativa, è presente in tutte le discipline. Abbiamo parlato stamane di Murray Gell-Mann, premio Nobel, Phil Anderson fece un famoso seminale articolo sull'antiriduzionismo di cui ci parlava Luisi. La cultura della complessità è tendenzialmente antiriduzionista, perché non puoi ridurre il fenomeno emergente alla sommatoria delle parti. Ma perché non lo puoi ridurre alla sommatoria delle parti? Perché se abbiamo detto che il sistema è fatto di parti e relazioni, le relazioni che le somma? Allora è chiaro che non lo puoi ridurre, in realtà non lo puoi ridurre alla somma, non che non lo puoi ridurre alle parti sicuramente se non ci sono le relazioni, ma non è un fatto di somma. Stavamo facendo il percorso nelle varie discipline. Insomma, fisici ce ne sono quanti ne volete, i chimici di loro natura anche, perché i chimici hanno 96 elementi naturali. C'è una regola che è al confine tra la fisica e la chimica che a me fa impazzire, e mi fa impazzire il fatto che non la conosca nessuno. Si chiama la regola dell'ottetto. In realtà il mondo viene tutto da lì. Cioè gli atomi hanno una maggiore stabilità energetica quando saturano l'ultima orbita degli elettroni con 8 elettroni. Stamane si parlava della molecola dell'acqua, no? H2O. Cosa significa? Che una è fatta da ossigeno, ossigeno al numero 8. Tolti 2 elettroni che vanno sulla prima orbita, che è l'unica eccezione, ne rimangono 6. Più un atomo di idrogeno, 1, 6 più 1, 7, più un altro atomo di idrogeno, 8. Abbiamo 8. Di 96 elementi, tolta una colonna, che è quella che sta a destra, che sono i gas nobili,
si chiamano nobili perché stanno da soli, tutti gli altri numeri, se li dividete secondo questa regola, non dà 8. Quindi ogni atomo è incompleto dal punto di vista della sua stabilità energetica fin tanto che non si mette con qualcun altro. E questa è la legge della relazione. Questa è la legge che fece scrivere a Wolfgang Goethe, che era un qualitativo, non un quantitativo, le affinità elettive. Poi le affinità elettive significa anche mettere certe sostanze con altre sostanze. Ma è questo modo, è un altro modo di ricostruire praticamente tutto. Eppure questa, che è una regola, qual è la differenza tra regola e legge? Che le regole hanno eccezioni di applicazione. La nostra scienza cerca solamente le leggi, ma le regole molte volte, per esempio in questo caso, sono qualitativamente molto più importanti. Quando trasferiamo la volontà di avere conoscenza scientifica nelle scienze umane o nelle scienze sociali, noi cerchiamo le leggi, ma non è possibile trovare le leggi ferree dell'economia. Cioè, tenete conto che più aggettivi si usano, più vuol dire che non stai perseguendo il tuo obiettivo, no? Per cui la legge ferrea, la legge bronzea è sempre un caricare di autorassicurazione sul fatto che hai trovato un meccanismo. Ma che cavolo di meccanismo stai cercando? Al massimo puoi trovare delle regole. La regola dell'ottetto purtroppo è una cosa che è stata formulata già ai primi del Novecento, ma è poco sexy, anche perché sta fra due discipline, tra la fisica e la chimica. Ecco, tutto viene da lì. Quindi i chimici sono complessi di loro natura, i biologi, l'abbiamo detto, scienze cognitive, neuroscienze, Jean Piaget in psicologia. Gli strutturalisti sono parenti malati, nel senso che gli strutturalisti vengono dal corso di linguistica generale di un signore che si chiamava Claude Saussure, il quale era svizzero, il quale non ha mai scritto un libro, l'hanno scritto i suoi allievi, che si chiama Corso di Linguistica Generale. Da lì viene lo strutturalismo, ma se voi leggete il libro, la parola struttura ricorre una volta in una nota. L'unica parola che troverete è sistema. Perché, questo è 1900, perché dal sistema si è passati a struttura? Lì, vabbè, bisognerebbe parlare dei francesi. I francesi hanno la mania di rinominare le cose, no? Per cui i concetti, soprattutto quelli che vengono dalla Germania, tenete conto che i tedeschi sono più concettuali dei francesi, e quindi loro in genere trasformano i concetti. Quindi la struttura ha molto a che fare anche col concetto di sistema, e quindi l'antropologia culturale, che è eminentemente strutturale, è in parte anche canonizzata. I sociologi sono la versione macroscopica dei biologi. I biologi parlano dell'organismo, i sociologi delle società che sono fatte dagli organismi. E infatti anche in sociologia, fondatore della sociologia americana, Talcott Parson, fino a Niklas Luhmann, che è un sociologo della complessità, ma diciamo che in queste discipline, più che trovare lo studioso che si richiama alla cultura della complessità, la trovate proprio nella logica della disciplina. Fino ad arrivare ovviamente alla linguistica, anche nella storia. Sappiate che oggi in storia ci sono dei nuovi sviluppi, per esempio c'è la storia del tempo profondo. Noi di solito consideriamo la storia in base alle testimonianze scritte, quindi la storia che viene da 4200-4300 anni. Adesso si è capito che c'è una storia prima della storia, e quindi c'è uno sviluppo temporale che va verso il profondo. Così come c'è uno sviluppo verso la world history, cioè la storia mondiale, ma non raccontata, noi la chiamiamo la seconda guerra mondiale, ma quella è la seconda guerra europea. Si è combattuta sì in Europa, qualche altra parte nel mondo, ma la storia mondiale è diverso, è approcciare l'Asia con una mentalità non occidentalcentrica, l'Africa con una mentalità non occidentalcentrica, e via discorrendo. Ferdinand Braudel, della scuola degli Annales di Parigi, che cito nel mio libro, insomma, uno dei maestri, il quale tira fuori il concetto di tempo lungo. Quando parliamo di capitalismo, se prendete il capitalismo dall'Ottocento, vi verrà fuori un certo tipo di concetto di capitalismo. Se lo prendete alle origini, nel 300 italiano,
vi verrà fuori un altro concetto di capitalismo. Quindi la durata dei sistemi è estremamente importante, soprattutto quando si tratta di storia. In filosofia abbiamo detto di Edgar Morin, che mi sono dimenticato? L'economia. Perché la disciplina che è ostinatamente più lontana da qualsiasi tipo di considerazione relativamente al pensiero complesso è l'economia. Ci sono degli economisti della complessità, c'è un certo Hidalgo, che adesso va molto di moda, conta molte variabili, per cui c'è un modo di calcolare l'indice di complessità dell'economia, ma come avrete capito la complessità non è una teoria, è un modo di ragionare, per cui io vi ho citato Kenneth Boulding o Georgescu Regan, adesso vi cito un nome che a chi ha più sensibilità politica farà venire l'orticaria, Friedrich von Hayek. Ecco, Friedrich von Hayek ha scritto un ottimo libricino di epistemologia della complessità. In realtà la tesi di Hayek era quella di argomentare contro la pianificazione dell'economia, perché l'economia è un sistema talmente complesso per cui non si possono conoscere tutte le variabili e quindi si combinano dei disastri. Fra qualche giorno, quando affronterete la sezione di economia, ci sarà un relatore che si chiama Amato, il quale ha scritto un libricino con un altro che si chiamava Fantacci, per Donzelli Editore, il cui titolo è Salviamo il mercato dal capitalismo. Allora, il mercato è un ente complesso che si auto-organizza. Il concetto di mano invisibile è praticamente il concetto di auto-organizzazione. Il meccanismo dei prezzi è un meccanismo informativo. È vero che non tanto che il denaro è informativo, è il mercato che funziona per informazione. Un alto prezzo denota una scarsità e via discorrendo. Quando dovete organizzare un sistema così complesso, la complessità suggerisce di fare in modo di rispettare il suo principio di auto-organizzazione. Questo non vuol dire non mettere le mani nell'economia, perché chiaramente l'economia è al servizio della società, quindi non è che siamo qui al campionato per far felice il sistema economico. Laddove il sistema economico non fa felice la società, evidentemente la società deve intervenire in economia. Dipende da come interviene, per esempio potrebbe intervenire nelle condizioni di possibilità e non necessariamente mettersi a produrre cose direttamente, diciamo, come era, oppure produrre certo tipo di cose. Quindi se c'è Kenneth Boulding, se c'è Georgescu Regan, se c'è Hayek, significa che non è di per sé una teoria che porta a una conclusione, ma a un sistema di pensiero che poi può dar vita a diversi tipi di informazione. L'unica cosa che ci tenevo a sottolineare era questa: in termini di ontologia, considerare le cose come sistemi, i sistemi sono fatti di parti, le parti hanno relazione, i sistemi hanno rapporti tra di loro, c'è sempre un contesto e un ambiente, i sistemi hanno una durata. In termini di teoria della conoscenza, tutta oggi abbiamo esplorato dei concetti, auto-organizzazione, feedback, sono sempre molti, per cui gli do un'occhiata, la non linearità, l'autoproduzione, la famosa autopoiesi di cui ci parlava Luisi stamane, il concetto di emergenza, i feedback di retroazione, ma soprattutto superare la divisione tra culture umanistico-scientifiche e in mezzo alle scienze umane e sociali e promuovere approcci interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari. Tutto questo perché alla fine noi agiamo in base a quello che abbiamo in testa e quindi se ritorniamo a oggi a questo grattacielo nel deserto che sono i 7 miliardi e mezzo di persone con tutti i problemi di adattamento che comporta anche sul piano politico, geopolitico e via discorrendo, dobbiamo partecipare con un certo tipo di mentalità. Mondo complesso, una mentalità sperabilmente complessa. Questo era il fine della nostra giornata e spero che tra le nostre chiacchiere, le domande e i libri che sono lì siamo riusciti a darvi questo tipo di idea e anche a convincervi in qualche modo ad approfondirlo. Vi ringrazio molto, anche a nome di tutti gli altri.